Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, Arabia Saudita, nuove opportunità nei settori dell'energia e delle costruzioni. Progetti giganti per diversificare un'economia eccessivamente dipendente dai combustibili fossili. Complice la crisi economica, che ha stimolato un'accelerazione del processo, l'Arabia Saudita punta a realizzare imponenti riforme strutturali. Privatizzazioni, sviluppo delle rinnovabili e di nuovi settori del servizio pubblico come la sanità, l'istruzione e le infrastrutture rappresentano le priorità del piano Saudi Vision 2030, un articolato programma di iniziative destinato a creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dell'economia dai combustibili fossili. E l'Italia, che in Arabia Saudita ha esportato beni per quasi 4 miliardi di dollari nel 2019, può certamente fare la sua parte. Nel prossimo decennio, un'ampia parte dei cosiddetti giga projects che il governo saudita finanzierà riguarderanno i settori del turismo, dell'ospitalità e delle infrastrutture. Tra questi segnalo NEOM, la futuristica smart city del Golfo. Si tratta di un'area urbana dal valore di 500 miliardi di dollari che punta a divenire un polo d'avanguardia per le compagnie high-tech. E inoltre Qiddiya, un complesso sportivo destinato a ospitare un circuito di Formula 1, un campo da golf e uno stadio per un valore complessivo del progetto di 8 miliardi di dollari. A questi si affiancano il nuovo piano di sviluppo di oltre 35 parchi industriali green entro il 2030 e i prossimi interventi di riqualificazione urbana della capitale Riyadh, un'iniziativa quest'ultima destinata a mobilitare 23 miliardi di dollari per la creazione di musei, ospedali, complessi sportivi ed aree ecologiche. Si dischiudono quindi interessanti prospettive di investimento in settori importanti del Made in Italy, a partire dall'energia e dalle infrastrutture, dove le soluzioni tecnologiche all'avanguardia delle nostre imprese sono in grado di apportare un contributo decisivo alla modernizzazione dell'economia saudita.